Benvenuti ad una nuova puntata di Braccobaldo TV. Oggi parleremo del San Bernardo e per farlo siamo in collegamento da Rocca Secca, in provincia di Frosinone, con Fernando Munno, titolare dell'allevamento di Casa Munno. Benvenuto. Buonasera. Allora, per entrare subito nel vivo dell'argomento di oggi, ci può parlare della morfologia di questa razza? Come ben si sa, il San Bernardo è la razza più grande in assoluto come dimensioni. E è un cane appunto voluto così grande dopo tanti anni di selezione, perché era un cane che veniva usato dapprima come guardiano delle fattorie delle Alpi, e poi successivamente è stato utilizzato dai monaci come diciamo un cane da soccorso. Infatti i viandanti che attraversavano le Alpi spesso erano vittime di valanghe, per cui venivano sepolti, e chi più di un cane grande e potente come il San Bernardo, con un grandissimo olfatto, riusciva a trovarli, addirittura a scavare anche 7-8 metri di neve, prenderli con la bocca e portarli fuori il più vicino possibile all'ospizio, in modo da essere soccorsi dai frati che facevano quest'opera di bene, diciamo. Per cui ci voleva un cane molto molto forte, con un ottimo carattere e forza, diciamo, sovraumana, e un senso dell'olfatto e dirigenza altissimo. Ed invece, a proposito di questo carattere che già ci ha nominato, cosa ci sa dire? Appunto, dicevo, con San Bernardo per fare questo tipo di lavoro, per cui è stato selezionato, deve avere un carattere buonissimo ed è effettivamente molto molto buono, anche se ciò non toglie che sia un ottimo guardiano. E attualmente viene usato più come cane da compagnia e guardiano che da soccorso, anche perché mettere un elicottero che usano attualmente per fare spostamenti e arrivare più velocemente sulle valanghe, diciamo, è quasi impossibile, perché scenderebbe solo il San Bernardo e i soccorritori dovrebbero restare a terra. Quindi è un cane veramente molto molto buono di carattere, e addirittura negli anni inizio secolo in Svizzera venivano usati come babysitter le famiglie di contadini. Andavano casomai a lavorare la mattina, rientravano la sera e lasciavano sti giganti, specialmente le femmine, come babysitter per i ragazzini i bambini della famiglia. Fernando, invece, a proposito delle patologie, c'è qualche patologia a cui bisogna stare particolarmente attenti? Ma non particolarmente attenti. Oggi, grazie al Club Italiano San Bernardo e all'ENCI, che sono le società che ci tutelano, sono stati fatti molti studi, e siamo, diciamo, non dico obbligati, ma facciamo delle prevenzioni per quanto riguarda le loro, diciamo, malattie e patologie che più possono incontrare questi cani giganti. Quindi parliamo di displasia delle anche dei gomiti, che diciamo ad oggi è già molto rara. E poi altra patologia di cui soffre questo cane è una torsione dello stomaco, però con le attenzioni dovute, tipo farlo mangiare poche volte e spesso, il problema si risolve. Addirittura oggi anche chirurgicamente si fa un piccolo interventino e il problema viene risolto per sempre, e non è nemmeno molto impegnativo a livello economico, lo fanno tutti, ormai è diventata una cosa talmente facile che tutti i veterinari riescono a farlo. Di questi tempi che utilizzo si dà al San Bernardo? Ripeto, il San Bernardo adesso viene utilizzato soltanto come cane da compagnia, e qualcuno lo sa da guardia, ma non è un cane che aggredisce, diciamo, i malintenzionati. Lui è un cane che, se vede una persona estranea, abbaia, ma non indietreggia sicuramente. Però ecco, già vedere un cane di 80-90 kg di fronte che t'abbaia e non indietreggia, penso sia un ottimo rendefrente per un lago oppure un malintenzionato, no? Quindi, diciamo,
la sua mole fa impressione. E ripeto, ma il modo, addirittura adesso, nonostante la mole, spesso vengono per loro bruttissimo carattere, vengono utilizzati come cani da pet therapy. E io conosco tante persone che addirittura hanno delle case per anziani che hanno delle cagne femmine che utilizzano per dare sollievo, appunto, per fare la pet therapy con le persone anziane che davvero stravedono per questo cane. Stiamo vedendo un po' di foto, devo dire veramente bellissimi questi cagnolini. Avete Grazie, fatto qualche competizione dell'Expo? grazie. E noi facciamo, adesso siamo, è un anno purtroppo che siamo fermi per il Covid, ma noi giriamo tutta l'Europa in esposizione. Abbiamo vinto 4 titoli mondiali, diversi campionati italiani, tipo 30-40 campionati italiani e ancora di più di campioni internazionali. Poi abbiamo i campioni di produttori, ma in Italia ci sono 4-5 allevamenti di ottimo allevatore a livello mondiale. E anche i piccoli allevatori sono veramente molto bravi. C'è sempre stata una grande cultura per il San Bernardo, perché c'è stata, diciamo, la razza è stata rifondata in Italia nel dopoguerra, diciamo, erano rimasti pochissimi esemplari, e un professore di Imola, diciamo, per far capire meglio la zona qual è, esattamente Bagnara, insieme a alcuni collaboratori, ha rifondato la razza andando in Germania, Svizzera, trovando cani del vecchio tipo europeo e ritornando ha ricreato, diciamo, la Golden Era, cioè il maggiore splendore del cane di San Bernardo. Oggi noi stiamo lavorando esclusivamente con questi vini di sangue che il dottor Morziani ci ha messo a disposizione. Quindi siamo grati a alcune persone che hanno fatto anni indietro un lavoro molto molto importante, per cui oggi, ecco, ci troviamo questi soggetti, specialmente in Italia, che sono l'eccellenza, diciamo, del cane San Bernardo nel mondo. Tutti vogliono i nostri cani, sia per le grandissime dimensioni che hanno, che per il loro stupendo carattere, anche perché sono cani molto molto sani, ripeto, rispetto ad altre linee, diciamo, di extra europee. Loro sono molto molto sani, forti e con un bellissimo carattere, per cui ce li invidiano tutti. Per concludere, Fernando, perché adottare un San Bernardo? Un San Bernardo perché, uno, è la Rolls Royce della razza canina, il cane più bello in assoluto, secondo me. Un cucciolo del genere, basta guardarlo e si rende conto perché uno adotta un San Bernardo. E poi anche da tutto, la sua maestosità, il suo modo di essere regale, la sua eleganza, il suo carattere così dolce. Poi sono cani forti che sinceramente il veterinario lo vedono ben poco, per cui sono cani da montagna, cani fortissimi, quindi abbiamo un Ercole molto molto resistente, ma con un carattere di un angelo. Fernando, io la ringrazio per essere stata oggi qui con noi e la ringrazio soprattutto per aver portato una razza di cane che oserei dire così umana, così dolce, così umana. Grazie. Grazie a voi, la possibilità. E grazie a tutti i nostri telespettatori per essere stati oggi qui con noi. Io vi ricordo che tutte le repliche delle puntate possono essere viste tramite il portale braccobaldotv.it e noi ci rivediamo alla prossima puntata.